L'escursione che vi proponiamo è una facile ascensione al Cristo pensante sul Monte Castellazzo, immerso nello spettacolare ambiente del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. Punto di partenza è Passo Rolle, dove in prossimità di un tornante parte il sentiero che sale al rifugio Capanna Cervino. Poco oltre il rifugio prenderemo una deviazione che ci porterà direttamente sulla cima del Monte Castellazzo. Scenderemo poi sull'altro versante fino a raggiungere Baita Segantini ed infine riprenderemo il sentiero dell'andata fino a Passo Rolle. Presa la strada forestale, saliamo in direzione di Capanna Cervino che raggiungeremo in circa 15 minuti. Durante la salita, il panorama alle nostre spalle si fa sempre più ampio, mentre davanti a noi si innalza il Cimon della Pala con i suoi 3.184 metri di altitudine. Raggiunto il rifugio Capanna Cervino, possiamo ammirare la parete sud del Monte Castellazzo. Se muniti di cannocchiale, è possibile vedere la croce posizionata sulla cima. A pochi minuti dal rifugio, bisogna fare attenzione al sentiero che si stacca dalla strada. A differenza da quanto indicato dalla segnaletica, percorreremo questo itinerario in senso orario anziché antiorario. A nostro parere, la salita al Castellazzo risulterà più comoda, ma soprattutto, durante la discesa sull'altro versante, potremo ammirare l'intero massiccio delle Pale di San Martino. Questa escursione è caratterizzata da splendidi panorami e testimonianze ricche di storia. Lungo il cammino, infatti, troveremo resti di appostamenti militari realizzati durante la Prima Guerra Mondiale. Poco sotto la cima incontriamo le prime testimonianze della Grande Guerra. Sul Castellazzo, conquistato dalle truppe italiane nell'ottobre del 1915, furono predisposti dei sistemi di sicurezza come trincee e postazioni in caverna. Il monte, però, non subì mai attacchi da parte dell'esercito austro-ungarico. Pochi minuti raggiungiamo la cima del Castellazzo, dove si erge la statua in marmo bianco del Cristo pensante, con una targa che riporta una frase di Madre Teresa di Calcutta. Dietro la statua troviamo altri resti di postazioni militari. Da quassù il panorama è a dir poco magnifico. Oltre alle Pale di San Martino, la vista si estende dal sottostante Passo Rolle fino alla parte più settentrionale della catena del Lagorai. Da qui è possibile vedere il Monte Colbricon con il suo caratteristico profilo e la cima Cavallazza a cui abbiamo già dedicato un video. Riprendiamo il nostro cammino e proseguiamo per il sentiero che ci porterà a Baita Segantini. Non molto distante dalla cima, troviamo altre testimonianze della guerra. Interessanti sono i cartelli presenti nei punti di interesse che descrivono le caratteristiche dei vari appostamenti e il loro utilizzo durante il conflitto.
Più in basso troviamo l'entrata di una galleria. Oltre ad essere utilizzate come osservatori, nelle gallerie venivano collocati i cannoni al riparo dalla controffensiva del nemico. Inoltre, le munizioni dovevano essere a portata di mano e allo stesso tempo in sicurezza. Per questo motivo, molte gallerie avevano una forma ad U o a L. Il sentiero ora scende rapidamente sull'altro versante del Monte Castellazzo. Sotto di noi abbiamo la splendida Val Venegia e riusciamo ad intravedere Malga Venegiota. Ad attirare la nostra attenzione, però, è il Monte Mulaz, meta di un altro bellissimo itinerario molto frequentato dagli escursionisti. Se avrete l'occasione di salirci, dai 2.900 metri della cima, il panorama è grandioso. Da lì è possibile ammirare l'intero itinerario di oggi. Riprendiamo il nostro cammino lasciandoci alle spalle il Monte Castellazzo. Da qui il sentiero procede con comodi saliscendi fino a raggiungere la suggestiva Baita Sigantini. Prima di fare il ritorno a Passorolle, ci godiamo uno dei panorami più famosi delle Dolomiti. Dalla Baita, infatti, si può ammirare l'intero massiccio delle Pale di San Martino con il Cimon della Pala che svetta davanti a noi.